prima volta che ci troviamo a parlare del piano sociosanitario, e lei sa che in tutte le occasioni non abbiamo mancato di sottolineare gli elementi innovativi e soprattutto l'introduzione di un concetto nuovo che è la continuità assistenziale, cioè vari momenti e vari bisogni sono soddisfatti in sedi diverse. In questa ottica anche la collocazione dell'hospice è una tessera del mosaico. E quindi questo piano sociosanitario è stato accolto bene, però non è ancora un'entità matura, è un'entità che bisogna calare nella realtà. I vari interventi che noi abbiamo sentito qua lo dimostrano ampiamente. C'è da coltivare un po' meglio il rapporto a SPOC, con prospettive future naturalmente. C'è da, ci sono da creare strutture territoriali, ancora meno sappiamo come fare questo travaso, quindi ci sono elementi su cui bisogna lavorare e lei sa che non basta dare delle direttive, queste direttive devono essere calate nella realtà da parte degli uomini e gli uomini fanno la differenza. Noi abbiamo sperimentato questo sulla nostra pelle. Quindi introdurre un elemento nuovo come quello delle ripartizioni, delle nuove ripartizioni, accorpamento delle ruote, rischia di essere un elemento che ostacola la creazione e, come ha visto, suscita molta fibrillazione. Non è che sia un elemento estraneo al primo di un ragionamento strutturato, ma un elemento in questo momento io consiglierei di posticipare, di ragionarci ben sopra, ma non di introdurre come elemento attivo, perché abbiamo delle priorità, che sono dell'applicazione del nuovo piano sociosanitario. Per quanto riguarda i problemi di finanziamenti, lei era presente come me quando il professore Sanuti ha elencato i criteri della Trenas e ha citato una frase di Don Milani e ha detto: non si possono fare regole uguali per diversi. E questo la realtà che lei ha descritto, questa realtà ha subito alcune modifiche nel tempo che si rende diversi e per cui l'applicazione di regole uguali poi finisce per finalizzare. Noi, come lei ha detto, ci apprestiamo a tempi in cui anche la concorrenza tra strutture ci sarà. Noi chiediamo soltanto, l'ho detto anche un'altra volta, di partire dalla base. No, sul confronto deciderà un criterio che professionisti deve essere certamente accettato ed è quella delle capacità del merito. Non abbiamo nessun timore di impegnarci su questo e sappiamo che abbiamo molto da imparare e possiamo anche dare qualcosa.